Ascoltate bene, ascoltate bene la storia che sto per raccontarvi. Questa è una nuova storia, una storia demenziale, una storia che ben poco ha di normale. Mettetevi comodi e state ad ascoltare. Le vicende che vi vado a raccontare hanno un non so che di particolare. State per entrare in un mondo irrazionale. Niente è scontato, niente è banale. Ah, siete ancora lì che mi state ad ascoltare? Spero abbiate vicino di tisano una tazza. Vi predisporrà a questa storia pazza. Sì, spero proprio che l'abbiate. È necessaria per ascoltare tutte ste cazzate. L'imbarazzo iniziale è stato vinto. Buttiamoci ora in questo mondo variopinto. Con la tisana un bicchier di vino tinto, spero proprio di avervi convinto. Adesso si parte, si va a iniziare con questa strana storia che vi andrò a raccontare. In una non specificata area, da qualche parte del mondo, viveva George. George era uno qualsiasi. Chiunque potrebbe essere George. E se George potrebbe essere chiunque, anche tu potresti essere George. Quella mattina, George, nonostante non sapesse guidare la moto, decise di farsi un giro giù in città per schiarirsi dai nervi. Fin da piccolo, George era dispettoso, a causa anche di uno scherzo che gli fece uno zio. Lo zio disse a George che se fosse riuscito a prendere il lingotto d'oro nascosto sotto la verde bacinella, prima che lui l'avesse riabbassata, il lingotto d'oro sarebbe stato suo. Ma... era merda! Da piccolo George era l'unico bambino del quartiere e faceva giochi strani. George era molto bravo con lo skate e inventò un trick che chiamò face cutted. Si allenò molto per impararlo alla perfezione e tutti lo ammiravano. Visto che era il più prudente del suo quartiere, spesso gli facevano accompagnare i bambini a scuola. Ricordo, come fosse oggi, quando George si comprò un'educatissima scimmia che chiamò Settimo Comandamento. Ma
siento, pero... Potrei stare ore a parlarvi di George e della sua vita, ma per oggi credo che possa bastare. Non mi resta altro che salutare e continuare ad osservare il mare.